Lunedì 15 aprile 2019 è successa una tragedia allucinante e adesso mi siedo qui sul Duomo. Questo è il Duomo di Belluno. Una tragedia allucinante. C'è un motivo per cui mi sono seduto qui. La cattedrale di Notre Dame è stata completamente distrutta dalle fiamme. Questa è una perdita non solo per i francesi, ma per tutta la specie umana, per tutti noi. Tutti noi abbiamo perso questa cosa. E queste strutture qui, beh, questa qui di tanto in... essendo italiana è tanto in pietra, però anche questa delle parti in legno. Ci accompagnano per tanti secoli e poi tutto ad un tratto queste meraviglie, e questa comunque è una chiesa abbastanza modesta, queste meraviglie tutto ad un tratto se ne vanno. Bastano note di fiamme e tutta questa magnificenza, questa arte, questa vita che rappresenta, oltre ad essere la casa di Dio, ma la vita delle persone che l'hanno costruita. Pensate che questa pietra qui è del 1200, questa. È stata scolpita 1200. Basta una notte e è tutto andato in fumo. È una nottata, una serata davvero triste sta qui. Non avrei mai voluto farlo questo video. Chiaramente non lo monetizzerò perché non sono così avvoltoio da monetizzare su tragedie del genere. Questa è una giornata di lutto per tutto l'intero mondo. Purtroppo. Io non so che dire, se non che anche su ste cose c'è un solo lato positivo, e beh, può succedere anche qua, può succedere per tutto. È che queste cose qui succedono da un momento all'altro, e quindi uno vive una vita convinto che duri per sempre, che sia una missione eterna, e poi invece succede che vengono distrutte. E scompaiono per sempre, perché la cattedrale di Notre Dame non sarà più quella di una volta. La maggior parte degli interni erano lavorati in legno e quindi non sarà possibile ripristinarla come prima. È una cosa tremenda, una tragedia, come se fosse il comparso di un intero popolo. Niente, volevo fare questo video qui perché chiaramente questo qui è il Duomo di Belluno, il simbolo del cattolicesimo di Belluno. E Notre Dame de Paris, la cattedrale, simbolo del cattolicesimo di Parigi, insomma. E io sono davvero sconvolto stasera. E niente, le nostre vite magari si spengono un po' alla volta, e invece queste cose qui da un momento all'altro succede che vengono distrutte, magari anche un muro così, magari che ne so, per un terremoto, viene distrutto così, viene distrutto pur essendo così, che sembra che sia così, come si dice, solido, invece viene distrutto tutto. È una cosa terribile, ragazzi. Beh, vi saluto qui, va.